Buongiorno a tutti e bentornati a questo appuntamento con la stampa.it organizza in collaborazione con Giuffrè Editore. Il tema di oggi è quello dei danni a sinistri stradali, quando e quanto paga l'assicurazione. Un tema che vediamo molto caldo dalle domande che ci sono arrivati. Per questo motivo abbiamo invitato qui con noi l'avvocato Filippo Martini, a cui diamo il benvenuto. Perché ci dia un po' di risposte alle domande che sono arrivate, ma anche perché ci dia un inquadramento iniziale su quello che è il tema del risarcimento a sinistro stradale, perché nella chiacchierata che abbiamo fatto prima di iniziare questa video chat, mi hai spiegato che effettivamente c'è un quadro generale del risarcimento e poi una cosa speciale, tra virgolette, per le auto. Se vuoi Sì, raccontarci questo. diciamo che in Italia esistono due sistemi di risarcimento del danno, uno che potremmo definire generale, che è inquadrato principalmente da elaborazioni giurisprudenziali, e un sistema speciale che è stato da ultimo codificato nel codice delle assicurazioni, la legge del 2005, che riguarda particolarmente l'auto, il risarcimento del danno, la quantificazione e le procedure di liquidazione. Quindi partiamo da un sistema che potremmo definire storico, che è quello dell'inquadramento del danno alla persona, del danno biologico, del danno morale, del danno non patrimoniale, oggi classificato in modo unitario. Storicamente si suole far risalire la nascita del danno biologico alla giurisprudenza della fine anni 70, inizio anni 80, con le notissime sentenze della Corte Costituzionale dei primi anni 80. Il danno biologico nasce da un'intuizione dottrinale e dal seguito che questa dottrina ha avuto all'interno della magistratura. Da qui, possiamo dire, nel corso degli anni, la magistratura ha affinato il concetto giuridico, sia sotto il profilo sostanziale che anche sotto il profilo della liquidazione del danno, che oggi non è questo il tema odierno, però ricordiamo che ci sono le tabelle di Milano, le tabelle di altri tribunali importanti che costituiscono un vero e proprio sistema di liquidazione del danno alla persona non patrimoniale, quindi della lesione del bene salute. Nell'auto, ultimamente nel codice delle assicurazioni e prima ancora in altri tentativi normativi che hanno avuto storicamente più o meno successo, il legislatore ha cercato di inquadrare il sistema della liquidazione, dell'accertamento della liquidazione e delle procedure di contatto tra assicuratore e danneggiato in un modo diverso, in un modo particolare. Molto brevemente. Abbiamo delle specificità tecniche che riguardano le procedure di liquidazione e abbiamo anche un sistema tabellato di indennizzo del danno alla persona che il legislatore ha voluto inserire in schemi diversi da quelli utilizzati normalmente dalla magistratura. Questo sia per le lesioni di lieve entità che per le lesioni invece più gravi, per le quali stiamo ancora attendendo un decreto che ad oggi è solo in bozza. Per entrare un pochettino nel tema di oggi, magari vediamo la parte della procedura, perché poi alla fine spesso diciamo, chi si trova a essere vittima, tra virgolette, di un incidente, poi quando è in quel momento lì dice addio, cosa devo fare? No? È un po' smarrito, anche perché poi ne parleremo anche quando ci si trova di fronte a un'assicurazione online dove magari è più conveniente, ma l'assistenza forse viene un pochettino meno perché sta un po' nel modello di business di cui appunto parleremo, non ci si sa bene cosa fare. Allora, qu quali sono gli elementi che bisogna prendere in considerazione all'interno della procedura? Sì, dobbiamo tenere presente che da sempre il legislatore, fino dalla vecchia legge del 69, dal 1990, ha voluto istituire normativamente un canale speciale di contatto tra l'assicuratore del responsabile del danno e il danneggiato. La legge sull'assicurazione obbligatoria RC Auto nasce con una funzione prettamente sociale, conseguentemente occorre che ci sia un contatto disciplinato dalla legge e controllato dall'ISVA perché verifica che l'assicuratore sia virtuoso e si muova secondo i canoni e quelli che sono i tempi dettati dalla normativa. Oggi il danneggiato a sinistro stradale gode tutto sommato di una buona tutela normativa. Il discorso può essere quello che questa tutela e che questa attività dell'assicuratore venga correttamente esercitata. Abbiamo due principali procedure fondamentali, una cosiddetta di risarcimento diretto, che è limitata alle lesioni di lieve entità, quindi dall'1 al 9%, e ai danni materiali, per il quale la legge vuole che il danneggiato si metta in contatto direttamente con il proprio assicuratore. Per i danni più gravi, le lesioni più gravi, invece l'interlocutore sarà l'assicuratore del responsabile civile. La legge prevede delle tempistiche strette, obbligatorie, che l'assicuratore deve rispettare.
degli oneri anche a carico del danneggiato, che ha l'onere di allegare la documentazione perché adeguata, perché l'assicuratore possa istruire e liquidare il danno. Tutto questo è controllato, dicevo, dall'ISVAP, che verifica che l'assicuratore abbia bene agito, abbia fornito l'assistenza di legge necessaria, abbia risposto nei tempi adeguati, sia formulando l'offerta piuttosto che respingendola per motivi adeguati, per motivi corretti. A proposito di tempistiche, per esempio, una delle domande che ci sono arrivate dai nostri lettori lamenta il fatto che ha presentato fattura ma non è stata pagata questa fattura. Sì. I I tempi sono certi, tra tempi virgolette. sono certi, questa è una tipica ipotesi, se le cose stanno in questi termini, di violazione da parte dell'assicuratore. Quindi i tempi sono, per quanto concerne il danno materiale, come in questo caso, si parla di fattura di riparazione, sono 60 giorni dal momento in cui la parte danneggiata ha formulato l'offerta, la richiesta risarcitoria. Ritengo che in questo caso ci si trovi nel contesto del cosiddetto risarcimento diretto, perché essendo solo danni materiali, con ogni probabilità ha avanzato richiesta danni al proprio assicuratore, magari attraverso la propria agenzia di assicurazione o direttamente presso l'ufficio di liquidazione, e non avendone avuto risposta si chiede evidentemente che cosa fare. Le cose da fare temo siano due. Una è quella di rivolgersi a un legale di fiducia, perché è evidente che dall'altra parte c'è una negligenza, una mancanza di volontà di adempiere a un obbligo di legge da parte dell'assicuratore, e dall'altra parte il legale, piuttosto che la parte stessa, valuterà se presentare un esposto all'ISVAP in ragione proprio di questo ritardo immotivato. A proposito, lei ha parlato prima di danno biologico, però per esempio un nostro lettore ci parla di danno patrimoniale, nel senso meglio di mancato guadagno, tra virgolette. Dice che è stato, se non ricordo male, ha avuto un trauma da schiacciamento ai piedi e 60 giorni di prognosi di riabilitazione. Lui dice, sono un libero professionista con reddito certificato di 46.000 anni negli ultimi 3 anni, cosa posso aspettarmi se intento una causa giudiziaria? Sì. Sì, Esiste la possibilità di farsi risarcire in qualche maniera il mancato guadagno? allora, pensiamo che il danno globale subito a seguito di un incidente stradale, di una lesione in ogni caso, si compone di due grandi categorie: il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale. Del danno non patrimoniale abbiamo parlato, le tabelle di liquidazione del danno. Il danno patrimoniale è un danno che è una conseguenza della lesione. Nel caso specifico, se non ricordo male, il lettore parlava di una lesione che poi era stata documentata in una percentuale molto bassa. Quindi quello che ci si chiede è: ma di fronte a un 1%, a un 2%, posso anche chiedere e eventualmente legittimamente dimostrare di aver subito un danno da compromissione del reddito? Il danno patrimoniale in questo caso è proprio legato al fatto che io per un certo periodo di tempo non ho potuto svolgere e adempiere alle mie mansioni lavorative, e questo per me ha determinato una riduzione di guadagno che conseguentemente diventa danno. Questo tipo di danno molto brevemente è risarcibile nella misura in cui la parte danneggiata dimostri l'esistenza del fatto e una correlazione causale certa con la diminuzione di guadagno. Faccio un esempio che ho fatto nella risposta che ho scritto: uno schiacciamento del piede con una malattia comunque abbastanza lunga di 60 giorni, mettiamo che abbia problemi ad ambulare e quant'altro, in una attività come la mia, che viene svolta principalmente seduto dietro una scrivania, è un conto, ma se questa persona svolge per esempio la mansione di in bianchino, quindi deve stare sostanzialmente in piedi, salire sulle scale e quant'altro, questa è una riduzione effettiva del tempo che lui dedica al lavoro. Dovrà dimostrare che non poteva svolgere, naturalmente con supporto medico, questa attività, che aveva dei contratti in essere che ha dovuto o disdire o subappaltare ad altri, che quindi ha avuto una perdita di guadagno, in questo caso irrisarcibile. Bisogna capire che lavoro fa, Sì. ultimamente, sostanzialmente. Poi c'è un tema che tra l'altro è a me caro perché in qualche maniera ci sono cascato io in questa situazione, nel senso di un incidente che poi comporta della fisioterapia, magari molto lunga, magari anche per 6 o 7 mesi, e poi magari ci si sente dire dall'assicurazione, no, devi andare a fare la visita dal medico, dalla sua assicurazione, perché bisogna chiudere la pratica. In questo caso effettivamente ci sono degli obblighi a chiudere le pratiche in qualche maniera se c'è un danno che ha comportato dei problemi fisici e sui quali si sta cercando di lavorare, oppure
meglio prima cercare di capire veramente qual è il danno subito e quindi di conseguenza poi parlare con l'assicurazione. Non c'è un obbligo da parte del danneggiato di rispettare una tempistica. Il danneggiato deve stare attento che il diritto non vada in prescrizione, ovviamente, certo. ma è una tempistica che va a suo nocumento, non a vantaggio dell'assicuratore o di se stesso. Ma in questo caso teniamo a mente che il danno alla persona è liquidabile solo quando sia certificata la chiusura, cosiddetta chiusura della malattia. Quindi in un caso come questo, in realtà, la malattia evidentemente non era chiusa perché erano ancora in corso attività fisioterapiche e di riabilitazione e quindi bisognava aspettare l'esito di queste attività per vedere quali erano i postumi permanenti che si erano consolidati. Per quanto riguarda le spese di riabilitazione, anch'esse sono risarcibili, come per il danno patrimoniale di poco fa, nella misura in cui il danneggiato dimostri l'esistenza, naturalmente, la congruità delle stesse e la correlazione causale. Quindi le spese fisioterapiche, per quanto il danno possa all'apparenza essere in termini di percentuale biologica basso, in ogni caso se le patologie necessitano, ma è la medicina che lo deve dire, di interventi di riabilitazione e di riacquisto quindi della funzionalità, queste sono spese e sono danno e sono risarcibili e devono essere risarcite. Ok, ho sbagliato. Perfetto. A proposito, tra l'altro, un nostro lettore, se non ricordo male, se un nostro lettore ci dice: io ho avuto un tamponamento, meglio, ho causato un tamponamento, non mi sono fatto nulla, però la persona di fronte a me, che inizialmente sembrava non avere nulla, ha poi lamentato tutta una serie di problemi fisici andando al pronto soccorso e così via. Che purtroppo mi è parso di capire anche nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, insomma è un caso abbastanza italiano, che ogni volta che ci sia un piccolo incidente il collo fa male, quindi come bisogna comportarsi, quali sono i consigli, si può fare qualcosa e qual è la situazione in generale, perché prima parlavo anche di percentuali. Sì, i consigli sono pochi da dare alla persona che ha scritto in questo modo, lamentando sostanzialmente il fatto che ci sia una diffusa inciviltà, per cui comunque qualunque piccolo danno determina lesione. Dal suo punto di vista potrà fare poco, subirà probabilmente il danno di avere un peggioramento grave del malus sulla polizza. È un sistema, è vero, sotto certi aspetti si dice tipico italiano. Statisticamente siamo il paese in Europa che ha la più alta percentuale di sinistri stradali con lesioni, che vuol dire sinistri nei quali, al di là del danno materiale, sono richieste anche le lesioni, il risarcimento del danno da lesione. Siamo il paese dove c'è la più alta percentuale di distorsione rachite cervicale, che può essere una questione biologica nazionale, collo debole, però dovremmo pensare a una cosa, che l'assicurazione, come dicevo, svolge una funzione sociale. Le compagnie sono obbligate a stipulare le polizze. Questo, tra virgolette, malcostume, o comunque questa tendenza a portare all'interno dei risarcimenti dei danni che non esistono o che hanno solo una mera sintomatologia soggettiva e di obiettivo non c'è nulla, poi ha delle conseguenze. Quando noi andiamo a pagare l'anno successivo il premio assicurativo, tutti noi, perché poi c'è un meccanismo matematico molto noioso che determina una spalmatura di quello che è il costo generale sull'utenza, gran parte o una parte degli aggravamenti tariffari è dettato anche da questo malcostume, oltre che dalle frodi e da altre situazioni, ovviamente. Tra l'altro, venendo pronto anche alla parte economica delle assicurazioni, una nostra lettrice ci chiede se convengono veramente queste assicurazioni online, soprattutto perché costano di meno rispetto alle assicurazioni tra virgolette tradizionali, e in qualche maniera si collega in parte a questo, sì, in generale, ma in parte mi pare capire anche a una diversa assistenza che viene data. Cioè, sì, allora le compagnie online sono tutte compagnie che sono autorizzate all'esercizio dall'ISVAP e quindi sono sotto controllo dell'ISVAP. Molte di queste compagnie appartengono a primari gruppi assicurativi, sono semplicemente una compagnia diversa che ha, e questa è la caratteristica particolare, una agilità gestionale, per così dire, diversa da quelle delle compagnie strutturate in modo classico con uffici di liquidazione sparsi sul territorio nazionale. Vi è un'assistenza che viene data maggiormente online piuttosto che telefonica e quindi ha dei costi ridotti. Ecco perché si può permettere di avere anche dei prezzi più bassi e più competitivi. Dobbiamo tenere a mente che non utilizzano quindi generalmente un canale
di distribuzione tipico di mediazione, che è quello delle agenzie piuttosto che dei broker, e quindi l'utenza non ha l'assistenza che normalmente può richiedere al broker piuttosto che all'agente, al suo agente di fiducia, diciamo così, e anche gli uffici di liquidazione, essendo più agili, magari più difficile contattarli, e sia un'assistenza diversa. E bisogna scegliere tra un'assistenza professionale a tutto campo o pagare di meno. Tra l'altro, magari per concludere questa chiacchierata, c'è una mail molto simpatica, tra virgolette, di un nostro lettore, che è intitolata Disdetta, che è un caso assolutamente strano, no, se vogliamo, perché credo che il cliente perfetto per l'assicurazione sia quello che paga e non ha incidenti, perché è una fonte di guadagni e basta. E questo è un caso particolare perché una persona dice che la sua compagnia di assicurazione ha disdetto la polizza auto dopo 20 anni e più, e sono in classe 1F, ha anche provato a chiedere il perché e nessuno gli ha dato una risposta, se non forse il fatto che lui pagava troppo poco, proprio perché era dato tanto tempo, magari delle condizioni contrattuali di tanto tempo fa e così via. E lui si dice, si chiede, ma normalmente non dovrebbero essere buttati fuori dalle assicurazioni quelli che fanno tanti incidenti. Cosa possiamo rispondere a questo nostro Sì, ho lettore trovato disperato? molto, molto simpatica e un perfetto specchio dei tempi questa richiesta, questa mail. Quello che dovrebbero fare gli assicuratori sicuramente è mantenere il portafoglio cosiddetto virtuoso, perché in realtà poi sanno bene che ci sono determinate situazioni dove i costi superano grandemente quelli che sono gli incassi. In questo caso stupisce il fatto in effetti che dal punto di vista del lettore, che dopo 20 anni di assenza totale di sinistro, l'assicuratore abbia dato una disdetta e non l'abbia neanche motivata sostanzialmente. Forse qui manca da parte dell'assicuratore quel rapporto fidelitario che in realtà dovrebbe esistere. Io so qualificare, so apprezzare il fatto che tu sei un conducente virtuoso e quindi magari invece che mandargli una disdetta potevano contattarlo e proporgli delle condizioni contrattuali Certo. probabilmente diverse, ma comunque più appetibili per lui, anche solo dimostrargli un contatto personale. Quello che si può dire in generale è che da questa mail possiamo trarre forse anche uno spunto per dire che forse oggi non c'è un grande equilibrio tra chi commette tanti sinistri e chi invece da 20 anni non commette sinistro. È vero che a chi ha un danno poi ha l'aggravamento della polizza col sistema bonus-malus, però non c'è questa proporzione, perché chi commette danni, specie più di uno, genera effettivamente un danno economico anche poi alla collettività, come abbiamo detto, mentre la persona virtuosa forse dovrebbe poter arrivare a pagare molto meno di quello che paga. C'è una migliore distribuzione di quelle che sono le conseguenze della propria condotta di guida. Sì, assolutamente. Io credo che più o meno abbiamo toccato tutti i temi che ci eravamo detti e volevamo appunto discutere con lei. A questo punto la ringrazio, ringrazio tutti i telespettatori per averci seguito, le auguro buon Natale e faccio gli Grazie auguri a tutti altrettanto. quelli che ci hanno seguito. Noi ci rivediamo al prossimo anno con il prossimo tema che definiremo con Giuffrè Editore, probabilmente a fine gennaio, e grazie a tutti per l'attenzione.